Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ho appena scaricato la moto dal furgone e sono qua da Motosystem. Oggi, rispetto alla volta scorsa, sono nel nuovo negozio che hanno aperto qua di fronte a dove era quello di prima. Dobbiamo fare una bella revisione alla forcella. Adesso porto dentro la moto e vediamo di fare questa cosina, così vi faccio vedere anche un attimino com'è la forcella, come funziona il sistema. Portiamo dentro la moto. Guarda qua che situazione che c'è. Mamma mia. Allora Luki, com'è? Tutto bene, Andro, te? Tutto bene? Bene. Ma senti un po', mentre portavo dentro la moto ho visto che avete un angolino VP, niente male. Sì, abbiamo preparato un angolo apposta per VP. Bello. È venuto bene. Ma dimmi una cosa, oltre a fare la manutenzione, volendo possiamo fare un piccolo upgrade per la mia forcella? La VP fa apposta dedicata a questa gas gas, una cartuccia chiusa che si toglie la cartuccia aperta interna di serie e si va a mettere questa nuova cartuccia che hanno prodotto, che è molto performante anche da di serie. Ok, quindi andiamo a fare magari un bel upgrade, esatto, anche per le gare. Esatto, un bel upgrade e la proviamo. Dai, allora fammela vedere. Andiamo a prenderla. Ecco qua. Qua c'è la cartuccia che ti parlavo prima. Questo è anche il kit di adesivi dedicati. La cartuccia è una cartuccia chiusa, quindi ha una sua idraulica interna a parte rispetto a quella cartuccia aperta che non ha un'idraulica interna, e viene già fornita pronta per il montaggio, già caricata di olio e tutto. Tiriamo giù la forcella della tua moto, così buttiamo sull'altra. L'hai tenuta bene questa forcella? Vabbè, dai, cerco di tenerla sempre bene. Allora, adesso abbiamo tolto la cartuccia originale, questa qua, cartuccia aperta, e inseriamo dentro la cartuccia chiusa. Thank you.
adesso mettiamo dentro l'OLIVP per le sospensioni Pro Component. Anche la cartuccia sul secondo fodero, adesso montiamo tutto così puoi andare a sgasare. Luca, allora grazie mille per grazie tutto, adesso rimpacchettiamo l'altra cartuccia tutto. Così poi quando vendo la moto questa qua me la tengo questa cartuccia. Il mezzo adesso è pronto, è il top, tanto in bocca al lupo, preparati la tua moto e sarà ci vediamo giù, ok? Ciao a tutti, grazie. Bene ragazzi, finisce qua questo video, ci ho messo un po' a montarlo ma sono successe mille cose e nel corso dell'anno vi spiegherò meglio cosa è successo. Ho avuto un pochino di problemi fisici, qualche inconveniente, ma ora tutto ok. La moto è stata provata, la cartuccia, la Xplore Pro 6500 va da paura e, notizia super bella, va anche sui nuovi modelli 2024, quindi quando ho venduto la moto abbiamo tolto la cartuccia e posso di nuovo reinstallarla sulla moto nuova. Questa è una bellissima notizia perché se uno ha già comprato una cartuccia di questo valore e con queste performance può tenerla e rimetterla sulle moto successive. Grazie alla cartuccia chiusa anche la manutenzione si riduce un pochino sulla forcella, quindi anche questo super apprezzato. Se siete curiosi potete anche andare a cercare qualcosa sul sito ufficiale VP, potete trovare ammortizzatori, forcelle, cartucce e tutti i Pro Components dedicati alla vostra moto, che sia enduro o cross, ci sono entrambe le categorie. Inoltre potete andare a ricercare il dealer VP autorizzato che possa vendervi ed installarvi questi upgrade. Nel mio caso il negozio autorizzato è Motosystem di Cairo Montenotte. I ragazzi sono sempre bravi, disponibili, si aggiornano continuamente, hanno realizzato il nuovo negozio, quindi si stanno espandendo e è davvero bello vedere crescere una realtà così nelle mie zone. Visto che siamo nel periodo natalizio e molto probabilmente questo sarà l'ultimo video dell'anno, spero che abbiate passato tutti un buon Natale, vi auguro ancora buone feste, buon anno e ci rivediamo nel 2024 più carichi che mai, perché sarà una figata, davvero. Prossimamente usciranno nuovi video, quello della crossata natalizia, altri tutorial, upgrade e cose nuove da scoprire, quindi mi raccomando iscrivetevi qua sotto per non perdervi la stagione 2024 che sarà pazzesca. Piccolo spoiler, ritornerà la serie da zero estremo con la seconda stagione. La stiamo facendo grossissima, mi sono messo in un bel casino. Quindi come sempre, gas e alla prossima. Ciao ciao!